benvenuto a Live Social. Grazie e salve a tutti. Grazie mille per la sua disponibilità. Allora, che cosa vuol dire oggi essere un imprenditore agricolo? Ecco, allora, essere un imprenditore agricolo intanto vuol dire intanto sicuramente mettersi in gioco da un punto di vista totale, soprattutto nel caso mio, ecco, in quanto io 10 anni fa inizio pure partendo più che altro con un'idea più che con qualcosa di pratico in mano, non avendo la disponibilità né di terra né di attrezzi, venendo da una famiglia totalmente lontana dall'ambito agricolo. E questo che cosa l'ha portato a fare? Questo mi ha portato a cercare di mettere in pratica quella che è stata la mia idea imprenditoriale fin dall'inizio, cioè perseguire non tanto la redditività legata al fondo, ma perseguire prima di tutto una sostenibilità ambientale nell'agricoltura. E questo doveva attuarsi con una serie di successioni che io avrei dovuto eseguire nel corso degli anni, e così è stato, e adesso sono arrivato a questo punto, insomma, che lavoro una buona quantità di terra in modo assolutamente a impatto zero, ecco.